Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Valiant Hearts. Non so se dobbiamo spostare questo carretto. Ah sì, sembrerebbe di sì. Ok, lo sposti tu, sei un grandissimo. No! E mo però, porco cane, il carretto adesso se ne va per cavoli suoi. Usiamolo più che possiamo. Vai, vai. Ma guardate che cacchio dobbiamo fare. Bene, perfetto. Già qua mi sembra un attimo un po' più tranquilla la situation. Che si fa? Te lo devo spingere? Andiamo! Oh! Ah, guidiamo noi? Che spettacolo! Ok, ecco, te pareva. Te pareva che non dovevo morire. Te pareva che non dovevo morire. C'è la miseria. Sembrava troppo tranquillo. Ok, ferma sto carretto. Bene. Bello sto pezzo però, veramente bello. Ok, andiamo, 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 andiamo. Piano. Ok, possiamo andare. Vai, 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 qua, qua, qua. Parcheggia. Aia. No! Mannaggia a me, meno male. Ci ha detto proprio di gran lusso. A posto, si scende. Chi c'è qua? Oh! Emil, pure tu. Già non stava bene. No, nessuno che ci aiuta. No, dai. Emil. Ah, beh. Ah, ok, stavo solo rintonato, ma meno male. Ma riecco questo che continua a fare avanti? Te pareva? Dai, ma li stai a mandare tipo tutti allo scatafascio, ma non te rendi conto? Oh, ma vacci tu, tiè, becca di sta trampata. Mo' è stufato. L'offensiva a Nivelle fu un bagno di sangue, un massacro. L'ammutinamento si diffuse fra le divisioni della fanteria francese e l'offensiva fu interrotta. Emil fu incarcerato con i rivoltosi in attesa della corte marziale. E vabbè, ma dai, ma quello ci mandava sempre a... I cani di guerra, i più fidati amici dei soldati, condividevano ogni giorno la dura vita degli uomini. Che trasportassero messaggi, salvassero feriti o scovassero mine, portavano sempre a termine il loro compito. Ma meno male, c'è Anna, va. Andiamo. Dai che dobbiamo... C'è Frank con... Che c'è qua? Perché è rotto? Volevo vedere se qua c'era qualcosa da fare. Qua sembra di no. Ok, andiamo alla fattoria. Dove stanno? Mi guidi tu? Eccola. Su, su, su. Dai, dai, lo dobbiamo rianimare, eh? Questo veramente sì. E che cacchio, ma mi sono stufato. Non è possibile. Non ci possono lasciare sempre i migliori. Vai, vai, riprendite. Su, su, su. Posto? Dai, 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 che forse si sta riprendendo. Dai, non dobbiamo fare sbagli. Posto? Che c'è? No! Dai Carl, dai Carl, non so perché prima ti ho chiamato Frank dall'agitazione. Dai, dai porco cane, su. Che cacchio c'hai? Ma scusa, ma è stato il gas a prenderlo? Che gli stai asportando?
Per curiosità. Un proiettile. Benda. Dai. Su, Carl, devi farcela. Non ci puoi abbandonare. Emil sta in carcere. Sta accadendo di tutto. Eccolo. Allora, dobbiamo cercare la valigetta del pronto soccorso. Sta di là. Allora, dove sta? Di là. Qua dentro? Che ci sta qua dentro? Che è una siringa? Siringa di vetro, ok. Allora, dove sta? Qua niente, dentro qui. Scusa, qua niente. Dove cacchio sta? Mannaggia la tua miseria. Sempre quando cerchi qualcosa, che dove sta? Di qua a destra. Aspetta, fatemi vedere tra armadietti. Qua niente. Qua niente, ok. S'altra porta, su. Su. Cacchio, sta per morire. Sbrigate, dove cacchio sta? Mannaggia la miseria, ha messo a girare tipo tutto l'ospedale. Giù, sbrigati qua. Apri. No, sta per morire. Sbrigate. Qua che c'è? Cacchio, non mi metto a perdere tempo per vedere che cosa sono quei cosi. Su, eccolo, preso, andiamo. Sbrigate. Guarda quanto cacchio devo rifarmi di strada. Dai, Anna, di qua. No, non mi devi abbandonare, non mi puoi abbandonare. Dove cacchio stava? Porco cane, me lo so perso. No, dov'era? Mannaggia la miseria, mi so perso. Eccolo, qua, eccomi. No! Su! Ale Carl! Mamma mia! Ma ci sono proprio stragitato! Poi soprattutto quando i protagonisti che vivi proprio in prima persona, che entri proprio nelle storie! Su Carl! Ancora bende per lui! Forza! Andiamo! Posto? Ancora una punturina e ce la dobbiamo fare però, eh? Ce la dobbiamo fare. Sento intanto la musica di sottofondo, speriamo che vada tutto per il meglio. Che sta musica non promette mai niente di buono, non mi piace per niente. Nel senso, è bella però, ogni volta che la mettono c'è sempre qualcosa di triste. Ok, forza. Aia. Che cacchio. Ho sbagliato tutto dall'agitazione, mi sta proprio agitando. Non so perché, ragazzi, ma quando, nel senso, accadono queste cose ai protagonisti, ci rimango troppo male. Dai. Apri. Levate i capelli davanti agli occhi, però. La sola vista di suo figlio bastò a Carl per cancellare 3 anni di guerra ed esilio. Carl con la grandissima Anna, veramente per il rotto della cuffia. Ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video, che continuiamo Valiant Hearts nei panni di Emil, chiuso in carcere dopo aver colpito e ucciso uno dei suoi comandanti. Tutto questo nel prossimo video di Valiant Hearts.